Tornano al centro della polemica le farmacie comunali cremasche, due quelle che si contano in città, di cui una nel quartiere di Ombriano e l'altra nella zona di Cremanuova, due quartieri molto popolati e nel caso di Ombriano anche distanti dal centro cittadino. Ed ecco che si arriva al problema di questo caldo agosto 2023. Le farmacie comunali si prendono una pausa per ferie, scatenando le polemiche sui social network di chi non critica certo le ferie obbligatorie per i dipendenti, ma critica la mancanza di un servizio di fatto pubblico, non essendo farmacie gestite da privati. Si aggiunge a loro anche il consigliere comunale Simone Beretta. Io non capisco come sia possibile che una farmacia comunale e che con una sinistra che continua a predicare il valore sociale delle farmacie si possa tenere un quartiere come quello di Ombriano e domani come quello di Cremanuova senza le farmacie aperte. Cioè, voglio dire, ma cosa hanno fatto i dipendenti? Sono andati in ferie tutti sulla stessa casa per risparmiare. Si torna a parlare anche della tanto consigliata vendita o divisione di quote delle farmacie comunali. L'ultima proposta che io ho messo in campo, perché non lo capiscono, è che siccome le farmacie comunali si sono allargate a piccole farmacie sul territorio, tanto vale che oggi le farmacie comunali vengano acquisite da consorzi IT, che almeno rivestono una funzione. Il comune di Crema resta dentro col suo 25%, chiaramente, porta a casa i utili e corre il rischio per il 25%, ma non prendono in considerazione neanche questa cosa. E non è che se chi la acquisisce ci smena, perché se continuano a dire che guadagnano 200-250 mila euro all'anno, insomma, voglio dire che poi li dovranno distribuire, quindi possono fare un investimento senza neanche usare i loro soldi e pagandolo in 20 anni, casomai l'investimento, come succede spesso. Quindi non prendono in considerazione neanche questo. Ma il tema qual è? Perché adesso ho proposto questa. Io ero per la vendita totale, ma quando non c'erano ancora le piccole farmacie, perché oggi le due farmacie di Crema, secondo me, hanno subito un depauperamento rispetto al loro valore commerciale.